E Pescara, devo dire, è una città bella, è una città che fra l'altro mi ha dato i Natali, le Pasqua, le primavere, insomma voglio dire tutto, voglio dire, è una città che è cresciuta e che è una città che pulsa, puzzo pure un po', però pulsa, c'è una città bella, grande, e poi una città che improvvisamente una volta noi stavamo tranquilli, soprattutto noi di una certa generazione, noi facciamo parte di quelli a cavallo degli anni 60 che hanno avuto un'educazione, soprattutto degli insegnamenti diversi da quelli che sono quelli di oggi, no? Gli insegnamenti che danno, perché effettivamente la nostra generazione, per esempio, per fare un esempio, non so, legato alla guida, la nostra generazione non prendeva la patente, sì, come tutti quanti, però la prendevamo da privatisti, perché il nostro insegnante non era l'istruttore di guida che pazientemente si mette lì, guardi signore, sta rattando le marce, per cortesia, ecco, per favore. Nostro padre, siccome c'aveva confidenza con noi, ci prendeva la coccia e ce la sbatteva sopra un clacson e ci diceva, e ne passavamo con la macchina, un altro matrimonio. Invece eravamo noi che con la coccia suonavamo il clacson, capito, per le cazziate che ci facevano. E a noi hanno insegnato tre cose fondamentali: A, dare la precedenza a destra; B, quando vai sull'autostrada da stare a destra e quando surpassi mette la freccia, guarda lo specchietto, esci e poi rientra subito perché dell'anno si può stare. Raramente ci può stare. Ah, boh. Terza cosa, quando arrivi al semaforo devi fermarti, che se è rosso, arancione, attenzione che si sta facendo rosso, beh, è normale, eh? Eravamo tranquilli, noi abbiamo preso la patente e abbiamo vissuto così tranquillamente per molti anni. Improvvisamente, diversi anni fa, anche qui a Pescara è scoppiata la megalomania delle rotatorie. Noi eravamo tranquilli, sapevamo che arrivavamo all'incrocio, guardavamo di là, se non c'è nessuno passo, do la precedenza a destra se c'è qualcuno. Non funziona più così, arrivate le rotatorie, come The Day After, come i disco volanti, il giorno prima non ci stavano, il giorno dopo stavano là. E la gente ha detto, ma chi è questo? E soprattutto come si fa? Modinga passate qua o di là? Oddio! Allora aspettavi gli altri, guardavi, ti fermavi, la gente, fermate, fammi vedere che fanno la track, eh? Cominciava a vedere, no, passa tu, fammi vedere come fai, vai. Tu dai, bambini, questa fa la cacca, va, portala a casa, va, C'è gente che non ha capito niente, gente che prende la rotatoria, ho visto che gira, perché una volta che ha impegni poi, per riuscire, è terribile, non ci capisci più che via è, e vedi la gente che gira 5, 6, 7, 8 volte, l'altro giorno ho visto uno che ha calato, ha vomitato, per mal di stomaco, porca miseria. E tu... Secondo me il sindaco se la fate mettere pure alla casa le rotatorie, perché... Cioè, dalla cucina, per i lucessi, ma stiamo scherzando, cioè, noi abbiamo rimesso in ballo tutto, porca miseria, queste rotatorie, che poi avvengono, cioè, vengono messe, e quindi la prima certezza è caduta, il fatto di dare la precedenza a destra, ma sarà la precedenza a sinistra, e io non lo so che cosa bisogna fare, eh? Siamo in piena confusione, eh? Io non lo so, io ho visto gente che è arrivata alle rotatorie, e vedi che proprio alcuni, proprio si, ecco perché hanno messo le cose del tasso alcolemico, capito? Perché la gente sembra che diciamo, ubriaca così... Sicuro ci capisci che cosa qua. Voglio trovare un senso alla rotatoria, anche se la rotatoria un senso non ce l'ha. Do la precedenza a destra da una vita, anche se stampapita la precedenza non mi dà. Voglio ridare un senso a questa mia patente, anche se la mia patente oggi un senso non ce l'ha. Voglio imboccare controsenso questa strada, anche se controsenso in questa strada non si va. Lo sai che cosa penso? È tutto un controsenso. Cos'è sta novità? L'incrocio non è più lo stesso. Cammino molto lento e perdo tanto tempo. Domani se ripassi mi trovi qua.
dare un senso alla rotatoria. Ma sai che se questa rotatoria un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa innovazione, anche se questa innovazione un senso non ce l'ha. La 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 la. Cos'è sta novità? L'incrocio non è più lo stesso. Cammino molto lento e perdo tanto tempo. Domani se ripassi mi trovi qua. Domani se ripassi mi trovi qua. Domani se ripassi. Grazie.